L'ultima fatica dell'anno sociale prima di qualche giorno di vacanza la passiamo in Val Seriana, siamo contenti innanzitutto per rendere omaggio al sindaco di Parri, a Danilo, che è il nuovo presidente della comunità montana della Val Seriana. E oltre al fatto che questo è un territorio importante e Danilo sarà, come prevede il nostro statuto, anche il coordinatore della zona omogenea della Val Seriana per quel che riguarda le funzioni provinciali, ci sono tenuto ad esserci perché la dinamica politica che ha portato a una grande unità è secondo me non solo quella che abbiamo provato e siamo riusciti in gran parte a vivere dalla provincia di Bergamo in questi 2 anni, ma è quella che deve caratterizzare anche il prossimo mandato, il prossimo biennio. Il 1° ottobre ci saranno le elezioni provinciali, a prescindere da quelle che saranno le maggioranze, le minoranze, la provincia è la casa dei comuni e quindi io dico Val Seriana, comunità Val Seriana, modello per tutta la provincia di Bergamo. Non guardiamo i colori, guardiamo ai progetti e alla voglia di collaborare insieme. A proposito di questo, noi abbiamo contribuito non con tante risorse, ma sicuramente con grande spirito e sostegno a questo progetto del 1° DOP della Val Seriana per quel che riguarda il formaggio di montagna. Siamo qui oggi insieme ad altri sindaci a discutere sul posto di queste cose e questa è la logica che stiamo perseguendo. Tanti piccoli progetti di sviluppo che partono dai nostri comuni e che possono essere potenziati se vengono messi in rete, anche usufruendo delle risorse quando ci sono e delle professionalità sempre che abbiamo noi in provincia.